Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo video. Ringrazio Kiminen e X2Games per avermi dato la chiave di questo gioco che è Beat Invasion 1944. Ragazzi, oggi vi mostro un gameplay di questo gioco in cui c'è anche la lingua italiana. E quindi partiamo subito, facciamo una progressiva, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Noi siamo i tedeschi e dobbiamo difendere le coste della Normandia. Perfetto. Ok, quindi noi abbiamo adesso la MG. Dobbiamo difendere le spiagge della Normandia. Credo che siamo da soli, perché non vedo che spara nessuno. Muoviamoci. Siamo noi che ci dobbiamo spostare di zona in zona. Data una conquistata. Allora possiamo comprare, abbiamo 15 punti, quindi direi non facciamo niente. Si può fare niente? Dobbiamo arrivare per forza. E adesso prossimo. Quella va insolitamente veloce. Ondata 2 completata, allora continuiamo a sparare. Ok, sblocchiamo la nuova arma, sblocchiamo il flak 88 e avanziamo. Perché forse con flak 88 io posso direttamente prendere e distruggere una nave da sbarco americana. Tipo se io mo facessi così, niente, sbagliato, tipo riproviamo attentamente. No, quindi solo quando sbarcano, tipo attendendo adesso così. Ma come?
Ammazza. Fiero. Ok. Abbiamo 20 punti. Andiamo fino a contata 5 per vedere se c'è un boss o qualcosa del genere. O se no, già vedo qualcosa di diverso. Ma se io sparassi a quei cosi? No. Ma veramente non si può distruggere una nave del genere? No. Peccato, io pensavo di sì. Vanno molto più veloce adesso. Ma guardate, guarda. Ah! Oh! Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, abbiamo 40 punti, io voglio sbloccare il Panzerturm, c'è una prossima ondata, così vediamo, alzo c'è la nebbia e qui non si vede una ceppa di minchia. Molto bene. Ma quindi, con Panzerturm. Non si capisce se funziona o no. Vediamo adesso, dico. Oh, perfetto. Sbagliato. Ok, con 40 punti pigliamoci un fuoco di sbarramento e facciamo un'ultima ondata per oggi. Mi piace molto perché puoi sbizzarrirti nella tua build che vuoi fare per difendere le spiagge della Normandia e devo dire che sono molto contento perché comunque è un bel gioco. Io spero che ci possa essere poi una modalità co-op almeno due giocatori, così tu ti sbizzarrisci e fa veramente belle cose. Non si capisce niente. Knees.
con i miei amici. Va bene ragazzi, ma per me il video può finire qua, spero che vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.